Padre Frederick. Sì? Posso parlare con lei? Certo, figliolo. Ti ascolto. Sto facendo ricerche su uno dei miei antenati. Può aiutarmi? Sarei felice di aiutarti, ma... sento che qualcosa ti turba. Desideri parlarne? Ti solleverebbe l'anima, credimi. Lei è gentile, padre, ma sono venuto per un'altra ragione. Le prometto che ritornerò quando avrò finito di fare quello che devo. Bene, allora, in cosa può esserti utile un servo del Signore? Devo scoprire dove sono conservati i resti di Lothar Gordon. Ritengo che possa essere registrato nelle cronache della parrocchia. Le nostre cronache risalgono a molto tempo fa. Dovrei poter trovare l'informazione che ti serve. Torna più tardi. Mi ci vorrà un po' per trovare il registro. Grazie, padre. Buon pomeriggio, Harry. Mi pare più sera, direi. Ha visto il tempo fuori? È stranamente scuro. Sì, è molto strano. E anche peggio. Un tempo del genere non porta niente di buono. Sono un po' superstizioso, capisce? Sì, l'ho notato. Ma smettiamola di parlare del tempo. Qui nel pub si sta sempre bene. Prende qualcosa, signor Samuel? Direi di no, sono passato solo per chiederti alcune cose. Lo immaginavo. Senza offesa, ma lei non è esattamente il mio cliente migliore. Il pub è deserto. Dove sono tutti, Harry? Probabilmente sono tutti a casa. Il tempo oggi è orribile. In effetti è comprensibile. Padre. Sì, figliolo? Posso rubarle un minuto? Non ha ancora trovato niente nelle vecchie cronache, padre. È molto importante per me. Non ancora. Devi avere pazienza, figliolo. Tornerò più tardi.
Padre, ho bisogno di parlare con lei. Certo, dimmi pure. Oh, sei tornato al momento giusto, Samuel. Ho trovato nelle cronache il dato di cui hai bisogno. Lothar Gordon era il padre di Thomas Gordon, che era il padre di William. I suoi resti vennero seppelliti vicino ad Ashbury, secondo le sue ultime volontà. Ad Ashbury. Comunque, dopo un certo periodo, il suo corpo fu cremato e trasferito in una delle vostre tombe di famiglia nel cimitero del vicariato. Ora è lì che riposa. Grazie, padre. Mi è stato di grande aiuto. Ah, non c'è bisogno di ringraziarmi. Mi piace consultare le cronache. Chi ha aperto la cripta? C'è qualcuno? Chi è a quest'ora della notte? E lei? Che cosa ci fa qui? So che non è proprio l'ora adatta per fare una passeggiata fra le tombe. Ma ho le mie ragioni. Sì, probabilmente ha ottime ragioni. Sto cercando i resti di Lothar Gordon. E questo è l'ultimo posto possibile. Vorrei dare un'occhiata all'interno, non ci vorrà molto. No, non posso lasciarla entrare a quest'ora. Ho il mio lavoro da finire. Venga domani e potrà starci tutto il tempo che vuole. Devo terminare, quindi torno al mio lavoro. Aspetti, possiamo sicuramente trovare un accordo. La ascolto. Lei può scendere e vedere se può trovare l'urna per me. È molto importante. E lei non ci rimetterà. Mi faccia capire bene. Lei viene in un cimitero dopo mezzanotte per recuperare un'urna nella tomba di un qualche suo antenato e mi pagherà per aiutarla a trovarla. Esatto. Deve essere davvero molto importante. Al diavolo, andrò a cercargliela gratis. Qual è l'urna che le interessa? Quella di Lothar Gordon. Deve essere nella cripta. Ok. Aspetti qui, ci vorrà un po' per trovarla. Certo. Aveva ragione, l'ho trovata. Eccola qua. Ora devo tornare al lavoro. Mi ha già fatto perdere un sacco di tempo. Mi piacerebbe riuscire ad andare a letto oggi. La lascio al suo lavoro. Bene, prima me ne vado a letto e meglio è. È rimasta solo un'altra chiave. Di William. C'è solo un modo per ottenerla. L'idea mi spaventa, ma non ho scelta. Devo finire quello che ho iniziato. Che Dio mi perdoni. La torcia potrebbe essere utile con questo buio.
C'è una pala posata sul cumulo di terra. Prima devo liberarmi del becchino. Viene aperta la porta di metallo. Il picchetto tiene la porta aperta. Uscirà facilmente. Perdonami, William. Ho dovuto farlo. La quinta chiave, l'ultima. Nostra vettura. Qualcuno deve essere venuto al vicariato. Victoria. Darò un'occhiata alla chiesa. Quello era Bates. Che cosa fa qui? Perché è andato al confessionale così di corsa? Devo scoprirlo. Sta arrivando qualcuno. Probabilmente è padre Frederick. Ho sentito dei passi un minuto fa. È entrato qualcuno prima di te? Non ho visto nessuno. Deve aver sentito me. Forse hai ragione. Posso fare qualcosa per te? No, padre, grazie. Allora mi congedo. Padre, sono perseguitato da un terribile segreto. Io so chi è la causa di tutto questo male. So chi ha ucciso quelle persone. Non sopporto più di tenere per me questo segreto, quindi devo confessarmi. L'ho visto strisciare nella notte, coperto dall'oscurità. Aveva i palmi delle mani macchiati di sangue, era terribile da vedere. Mi sono nascosto rapidamente perché non potesse vedermi. Quando l'ho guardato per un attimo in volto, sono rimasto paralizzato. Ho ancora la sua espressione davanti agli occhi. Per tutto questo tempo sono rimasto zitto.
Non potevo dirlo a nessuno e comunque non mi avrebbero creduto. Neppure io ci avrei creduto se non avessi visto la sua faccia con i miei occhi. Ho paura a pronunciare il suo nome, padre. Continua, figliuolo. So che il diavolo ha molte facce. Quella notte io ne ho vista una. Il viso era quello del signore del castello di Black Mirror, il più giovane della famiglia, Samuel Gordon. Questi devono essere i capelli dell'assassino. Allora l'assassino ha i capelli neri. Continuava a dire che non l'aveva ucciso lui. È questo che diceva. Ha detto che sapeva chi l'aveva ucciso. Che lui lo sapeva. Sorgeranno altri con il tuo sangue e il tuo nome. E subiranno la mia maledizione. Uno dei tuoi eredi convertirà 5 anime di 5 mortali. Ciò riporterà in vita la mia ira. E io ritornerò. Quando i tuoi giorni saranno finiti, non ci sarà nessuno che potrà fermarmi. Che Dio perdoni i suoi peccati.